Io sono doppiamente felice perché Roberto Saviano verrà alla 7, in primavera ci porterà il suo prezioso contributo con delle trasmissioni nuove alle quali parteciperà anche Fabio Fazio e altre ne farà ancora, ma sono onorato di essere, come dire, il primo a raccontarvelo e a proporvelo attraverso il lavoro, un brevissimo documentario di 5 minuti del regista Andrea Salvadore, che ha accompagnato nei giorni scorsi Roberto Saviano a Zuccotti Park, in mezzo agli occupanti di Wall Street. Mic check! Roberto Saviano. Roberto Saviano. He's an Italian writer. He's an Italian writer. Best known. Best known. For his book. For his book. Gomorrah. Gomorrah. Mi sa che qui il Natale arriva prima che in altri posti del mondo. Era un po' come un messaggio per dire appunto qui è finita la festa. Ma in realtà Zuccotti Park non l'hanno percepito così, il contrario. Quelle luminarie non erano affatto in contraddizione con la protesta, come dire la vita va avanti con noi e con sempre più persone dalla nostra parte. I have come here in Antampere. I have come here. I have come here. In an attempt to feel less lonely. In an attempt to feel less lonely. Un giorno mi arriva una mail che mi chiede la possibilità di firmare un appello fatto da diverse decine di scrittori, soprattutto americani, in sostegno di Occupy Wall Street. E così sottoscrivo questo appello. E da lì mi è arrivato un invito a partecipare alle discussioni di questo movimento. Arrivato a New York, incontro Zuccotti Park. Incontro Zuccotti Park non ancora sgomberato. E mi è sembrato subito un posto incredibile. Ci si unisce non in nome di una visione del mondo, delle cose, ma in nome di alcuni disagi, appunto in nome di queste domande che fanno sì che l'un con l'altro ci si avvicini. Mafias are not only gangster and killers. Mafias produce a cash flow. Mafias produce cash flow. That they then reinvest in the legal economy. That they then reinvest in the legal economy. If narcotrafficking were eliminated, if narcotrafficking were eliminated, the US economy would suffer losses. In realtà questo movimento non ha una concretezza materiale nelle strade, nel posto occupato, nella grande manifestazione. La concretezza è la rete è intesa come web, ma è intesa come connessione. In your protest, look at Italy. In your protest, look at Italy. Because what is happening there Because what is happening here also has to do with you. Also has to do with you. If Italy collapses, If Italy collapses, Europe collapses. Europe collapses. And if Europe collapses, And if Europe collapses, the US is no longer safe. In Italia si contano i movimenti e le manifestazioni. Quanti hanno partecipato alla manifestazione contro la finanziaria, quanti erano gli studenti contro il decreto legge sulla privatizzazione. Qui invece non ci si conta. A Zuccotti Park, per esempio, grandi professori, piuttosto che intellettuali molto noti come Michael Moore, Zizek, avevano intorno sempre decine di persone, perché il problema non era semplicemente fare numero, ma mettere in rete. La tua parola poi diventava un tweet, la tua parola poi veniva ascoltata da un turista che passava, da amici, parenti, persone che si trovano lì per caso e altre che si sono date appuntamento, persone che seguono quella persona e persone che invece la ignorano. 10% of the world's GDP 10% of the world's GDP and up in the pockets of criminal organizations. Are in the pockets of criminal organizations.
But there is the possibility to make this world better. The possibility to make this world better. On one condition. On one condition. That you truly won't hit. That you truly won't hit. Thank you. Thank you. Whoa! Grazie davvero a Roberto Saviano, credo che possa piacergli il contesto nel quale ha esordito sulla 7 e sono sicuro che il contributo che darà la nostra televisione nel 2012 sarà formidabile. Quello che non sapevo è quest'usanza, voi la sapevate, del ripetere in coro? No, perché sì, non possono essere amplificati, Gad. Allora ripetono per portarlo per più lontano. Vedi che è intelligente, Monio Vade. Ma non sono intelligente, ho letto la notizia.